Ecco, in zona albergo qualche villetta. Questo sembra un villaggio turistico con case private. Voglio andare a vedere là dentro. Sto andando nel punto panoramico sulla collinetta che sbucava sul mare, che va giù sul mare, che abbiamo visto dalla spiaggia di là. Sempre prima giornata, prime riprese, il 12. Le nuvole vanno e vengono. Sto raggiungendo una posizione alta dalla parte opposta di Camp de Mar per vedere il panorama dall'alto e già, ecco, ci siamo. È molto bello. Solo che c'è un altro panorama di là, qui a destra, però temo che sia un po' distante. Alle mie spalle invece c'è un altro posto che ho studiato. Si chiama Port de Andrax, che è il porto della cittadina di Andrax, Andratx, una cosa così, insomma. È uno dei posti segnalatissimi da tutte le guide. Ripeto, tutto in albergo bloccato, quindi lì ci andremo in macchina prossimamente, perché è una delle mete, quelle più importanti. Laggiù è sereno, qua sopra c'è riannuvolato un po'. Il panorama dove volevo arrivare a piedi è su quella collina là, montagnetta lì, ma è troppo distante. Un'altra bella passeggiata invece, ho visto adesso, è quella che va su questa, di collina che va sul mare. E si passa appunto da Camp de Mar, dove ho la macchina. Sono le 10 e un quarto, devo arrivare all'una per andare in albergo. Quindi adesso vado un po' avanti, vedo, valuto. L'importante è camminare. Allora, il mio obiettivo era il panorama da là ed è irrealizzabile a piedi. Quindi adesso, considerando che dall'alto ho già visto quello che volevo vedere, comunque da qui, che non cambia poi molto come prospettiva, vedete la strada come funziona? Qui si va solo in macchina. Oppure a piedi da Port d'Andrax. E anche lì si può raggiungere quel punto là, che è molto più vicino. Quindi adesso torno giù e vado dalla parte opposta di Camp de Mar, su quell'altra montarozza. Guardate un po' qua, dove ero passato prima, che libidine mostruosa. Sto tornando indietro dove ero passato prima, però consultando Maps.me, app per la quale ho appena scoperto una nuova funzionalità, ho capito come si fa il percorso. Tu gli dici mi trovo qui, voglio andare qua, ti dice i metri e il percorso, la strada migliore. Adesso sto consultando meglio la mappa, ho visto che c'è una specie di porticciolo qua sotto. Cioè non è un porticciolo, è boh, non so cos'è, è un punto, ha un nome, sembra carino, voglio andare giù. Qui comunque è veramente eccezionale. Eccezionale. Scogli. Bellissimo. Dovrebbe essere quasi, quasi tutta l'isola così. Quello che ho studiato è ci sono escursioni sulle montagne, su buona parte dell'isola, soprattutto la costa ovest, che è praticamente da qui, leggermente in avanti, e tutto su fino a nord. Dovrebbe essere tutta così, perché è tutta montagna che cade sul mare. Poi c'è la parte centrale che è pianura, e la parte da quella di là, lo stesso, ci sono un sacco di posti di mare. Era questo quello che ho visto sulla mappa. Sono già passato. Però magari posso andare sopra proprio a quella affare, andarci a piedi. Ecco, adesso io volevo andare un pezzo là, su quella montagnozza lì. Bello. Sono le 11, devo arrivare all'una per essere sicuro che la camera è pronta. Ok, ho capito come arrivare giù sotto. C'è una scaletta che mi porterà su questa specie di orca vacca di passeggiata a mare. Quella scala là è una delle cose più pericolose che ho visto in vita mia. Se un ragazzino va su, praticamente è strettissima e non, se cadi sono 7-8 metri, sei morto.
Non so perché è accessibile. Questa invece è del tutto sicura. Come dicevano le mappe, le guide, è pieno di turisti tedeschi, inglesi, nord europei. Già infatti ho visto qua quel poco che si vede oggi, giornata un po' nuvolosa. Bagnato, ci sono delle polle d'acqua. Ah, qui passa l'acqua. Punto panoramico era quello là, quella zona lì dove sto inquadrando. Decisamente troppo distante da fare a piedi. Stradaccia brutta poi.